Per fronteggiare l'emergenza umanitaria relativa ai continui sbarchi sulle coste regine è stato firmato un accordo tra l'amministrazione comunale di Reggio Calabria e la Direzione Marittima di Calabria Basilicata. Con il documento, siglato dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal capitano di vascello Andrea Agostinelli, viene messa a disposizione del comune regino la sede storica della Capitaneria di Porto, per accogliere in particolare i minori stranieri non accompagnati che giungono a Reggio. Tutto questo per agevolare l'attesa dell'assistenza ai ragazzi e alle ragazze e per la futura appropriata sistemazione. La consegna dell'edificio, fino a questo momento in uso alla Guardia Costiera, si inserisce nella serie di attività sinergiche delle varie istituzioni locali coordinate dal prefetto San Martino. Nello specifico, l'iter del verbale di consegna dello stabile si è svolto con il supporto tecnico del Provveditorato Opere Pubbliche, Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria, e ha registrato la sua positiva conclusione con le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.